Presidente Beccari, si riparte anche con la pallavolo per la prima volta al Beccari in A2. Sì, è bello, no? Perché ci si ripete sulla, diciamo così, sulla continuità del basket. Siamo qui, la presentazione anche del volley, Serie A, sempre una cosa molto emozionante, come dicevo, col basket. Bella atmosfera anche oggi col volley, e quindi bello, molto bello, e via si parte. Stimoli sempre più grandi, ma anche difficoltà sempre più grandi. Sì, assolutamente, perché poi bisogna rispettare gli impegni, e quindi se li abbiamo assunti dobbiamo fare tutto bene, garantire a tutti di poter lavorare nel giusto modo. Noi ci stiamo mettendo grandissimo impegno e logicamente i risultati sono anche venuti, perché siamo con due squadre in Serie A, e quindi impegni ma entusiasmo, grande entusiasmo. Che tipo di squadra avete creato? Una squadra, pensiamo, molto equilibrata, perché ci sono delle giocatrici esperte come la Viganò, come la Doccarmo, e giocatrici molto giovani come la Cambi piuttosto che la Moretto, però una squadra di buone potenzialità, perché anche le ragazze giovani hanno già una buona esperienza, e quindi penso che amalgamate con le giocatrici più titolate si possa fare molto bene. Di solito l'obiettivo per una neopromossa è la salvezza, questo anche per voi? Assolutamente sì, perché sarebbe assurdo, no? Dire puntiamo più in alto, bisogna essere umili, piedi per terra. Intanto costruiamoci la nostra identità, costruiamoci la possibilità di stare in categoria. Poi, come abbiamo fatto anche in precedenza negli altri campionati, strada facendo, vediamo se abbiamo centrato meglio l'amalgama di squadre e fatto una squadra che possa essere, diciamo così, pensare un po' più in grande. Però il primo obiettivo è la salvezza. Non state lavorando solo sulla prima squadra, qui oggi alla presentazione al raduno appunto della A2 c'è anche il settore giovanile. Sì, molto bello, è cosa che noi diciamo da quando abbiamo iniziato, con la pallavolo ci stiamo arrivando adesso, e questa, diciamo così, è la prima fotografia, no, di un settore giovanile. E col basket invece ci abbiamo già lavorato negli anni precedenti, però è il nostro primo obiettivo. Consolidarci con le squadre della provincia, con la pallavolo di provincia, con le società e con le giovanili, per noi è fondamentale, perché poi ci deve servire da serbatoio.